Sulla questione dei migranti io credo che noi abbiamo espresso tutto quello che poteva essere espresso. È evidente, come si diceva prima, che ci sono delle cause remote che sicuramente devono essere ispezionate, analizzate e risolte, ma c'è un'emergenza, come ha sottolineato anche Antonio Guterres, e questa emergenza è in capo a noi da troppo tempo e non si stanno facendo dei veri passi avanti in questo senso. Noi quello che vediamo sono semplicemente delle ipotesi estremamente ipocrite e non ci sono delle vere azioni concrete come noi invece chiediamo da tantissimo tempo. Quindi onestamente questa questione deve essere risolta e non può che essere risolta con una presa di posizione forte, vera, che è nei confronti di quegli stati come anche l'Ungheria, la Polonia, l'Austria, che non hanno nemmeno preso un solo migrante nelle ricollocazioni, dovevano essere 180.000, noi dall'Italia ne abbiamo avuti solo 5.700, dovrebbe finire il tutto a settembre 2017, queste sono le cose che devono essere scritte nere su bianco, cioè devono andare avanti i ricollocamenti e devono essere fatti velocemente, l'Italia non può continuare ad essere lasciata sola nella gestione di questo fenomeno, non è pensabile.